Purtroppo sì, dopo pochi anni che gli abitanti del quartiere erano ritornati nelle loro case dopo il sisma del 98, ci ritroviamo nelle medesime condizioni. Abbiamo 5 abitazioni evacuate con delle persone anziane che comunque hanno dei risentimenti anche psicologici, come è normale che sia. Noi abbiamo immediatamente attivato, sin dal giorno 6 gennaio, abbiamo chiuso la strada. Sono venuti i nostri uffici, abbiamo scritto alla regione che è venuta l'11 e abbiamo monitorato costantemente. Giorno 18 si è avuto un peggioramento e quindi abbiamo fatto un'evacuazione preventiva che poi è stata confermata dai rilievi fatti. Ho scritto all'assessore alle infrastrutture e al dirigente del settore ufficio del suolo chiedendo un'audizione immediata e soprattutto per poter porre in essere degli interventi che ci permettano di consolidare un'area purtroppo martoriata e che torna ad essere di nuovo in uno stato di apprensione, perché ricordiamolo, come già ho detto all'inizio, ci sono stati abitanti di quest'area che sono ritornati nelle case 5-6 anni fa dopo il sisma. Noi ci appelliamo alla Regione Basilicata affinché ci possa udire e possiamo stabilire insieme una strada che ci permette di intervenire celermente e che ci permetta di tutelare un quartiere storico di Lauria, che è il quartiere Muraccione, e i suoi abitanti. Gli uffici tecnici hanno fatto un'ipotesi di chiodatura per la stabilizzazione, ma sono aperti, diciamo, al confronto con la regione. È stato quantizzato un intervento tra i 600 e i 700 mila euro, ma penso che in pieno centro storico del rione superiore del nostro comune sia necessario veramente intervenire anche con urgenza, perché altrimenti veramente si rischia di mettere in condizioni di precarietà e di apprensione un intero quartiere che, ricordiamolo, ha più di 100 abitazioni, che è prossimo al centro urbano. Sappiamo che Lauria è un territorio fragile, però noi non possiamo permetterci delle situazioni del genere, come qui e come in altri luoghi dove si sta facendo la progettazione, e ci auguriamo che gli interventi vengano fatti celermente. Noi normalmente, come si fa nelle normali ordinanze, daremo il tempo necessario per trovarsi una sistemazione agli abitanti del quartiere, prevedendo un minimo di ristoro. Naturalmente la norma questo prevede e noi faremo il possibile per quanto nelle nostre possibilità. Facciamo un appello caloroso alla Regione e poi eventualmente allo Stato di riuscire a porre in essere un percorso che ci faccia intervenire il prima possibile e che veramente riduca al minimo i disagi. Sappiamo dei tanti problemi, ma sappiamo che non è rinviabile l'intervento sul dissesto, già, lo ripeto, rispetto a quelli in essere, dove è necessario velocizzare il tutto. In questo caso siamo proprio nel pieno centro urbano, chiediamo di intervenire celermente e con rapidità. Io mi auguro di essere convocato a partire dai prossimi giorni.